Hola, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per continuare la serie The Clutter. Io e Brachy siamo molto carichi, vero? Oggi è domenica, in realtà appunto domani dovrebbe uscire questo video, vedremo se ce la farò. L'unica cosa, sto pensando se poi organizzare anche un pochino meglio questi della skincare o fare un video a parte. Vediamo quanto tempo ci mettiamo in base a quello che decidiamo. Direi subito di iniziare. Sentite Riccardo che urla perché ogni volta che parla al telefono urla, ok? Bene. Iniziamo, Topino. Se non avete visto gli scorsi video, avevamo fatto tutta la base, le palette, e quindi ora mancano questi tre cassetti qui sotto. Cosa importante, ovviamente, dobbiamo poi andare anche un po' a sistemare il tutto. Quindi adesso li vedete posizionati più o meno in questo modo, ma penso che li cambierò. Voglio prendere anche degli altri divisori, quindi faremo delle modifiche. Allora, primo cassetto. Oggi è anche una bella giornata più o meno. Questo è il primo. C'è un bel casino, direi. Sì. Da cosa iniziamo? Da questo angolino qua? Che dite? L'unica rottura è che faccio sempre ombra con il corpo. Ok, così si vede bene. Poi una cosa di cui mi pento tantissimo è aver preso la misura più corta. Perché questo qua è il mobile dell'IKEA, no? Che puoi fare come vuoi tu. Infatti io ho preso una sezione più piccola, una più grande e un'altra più piccola e le ho unite. Solo che di profondità c'era anche quella, mi pare, da 50, da un metro. E io invece ho preso quell'altra. E come vedete, infatti, molta parte rimane ancora dentro il cassetto. Quindi, non lo so, la prossima, la, cioè, se tornassi indietro penso che prenderei quello più grande. Comunque, aspetta, vuoto questo sacchetto. E le metterò qui dentro. Qui abbiamo due confezioni degli illuminanti di Bridgerton per Pat e ne terrò solo un, dai, sono solo i pack. Molto carini, però mi dispiace un sacco che ogni volta il pack fuori è tutto così bello, bellissimo. E poi i pack dentro sono tipo sempre così easy. Questo in realtà è il blush, credo. Sì, è il blush. Quindi, dove sono gli illuminanti? Mi sa che li avevo portati già in studio per farci dei contenuti, quindi di queste ne tengo solo una. Qua abbiamo una pochettina di GHD che è sempre utile, la mettiamo qua in tutte le pochette. Poi lasciamo da parte un attimo questi prodotti nuovi e passiamo ai prodotti veri e propri. Allora, qua abbiamo i blush di Huda che terrò tutti. Li ho provati e sono molto tipo balm, cremosi. Forse non sono proprio i miei blush preferiti, però li proveremo insieme, magari appunto era la colorazione che era troppo chiara per me. Abbiamo questo che è molto chiaro, secondo me è proprio perfetto per le carnagioni più chiare ed è molto freddo anche come tonalità, penso si possa vedere. Non tra le mie preferite, però tra le due, adesso non so, ah eccolo qua, questo è l'altro, però appunto preferisco a questo punto lui e questo lo do via. Qua abbiamo questa palette di Natasha Denona che non dovrebbe stare qui, ovviamente la tengo. Questo blush di Charlotte che è tipo color carne, mi piace come tonalità, quindi la tengo. Altri blush di Mesauda, questi sono tutti nuovi e vorrei fare una cernita delle colorazioni che mi piacciono di più perché sono veramente tantissimi e non li utilizzerei tutti. Sì, questi qua li tengo, che sono rispettivamente 107, quello più aranciato è 102 e questo 105. Carini. Sta già venendo caldo. Poi, questo è super bocciato per me, non utilizzo questi tipo di balm luminosi. Cioè, d'estate magari è anche carino, ma penso che è un regalo. Blush di Chiara, molto carino. Questo per l'estate mi piacerà tantissimo perché è abbastanza luminoso. Bello, tengo. Poi qui nell'angolino abbiamo tutti i prodotti di Fenty che ormai sono un po' vecchietti, che tenevo sempre per collezione, ma adesso io farei una piccola cernita di quelli che proprio non mi piacciono. Tipo questo è ancora nuovo, è più per pelle scura, quindi lo regalo. Dobbiamo essere realistici. Questo qui rosa. No, questo è bello, dai. Lo teniamo. Questo mi piace un sacco, queste due tonalità per l'estate, super fighe. Questo invece posso darlo via. Il famoso Trophy Wife è tipo, secondo me questo è uno di quei prodotti che veramente rimarrà nella storia, cioè nel senso per collezionismo è proprio must have. E questo posso darlo via che ormai è veramente vecchio. L'ho utilizzato tanto, queste sono diciamo le colorazioni che preferivo.
Poi bronzer, abbiamo In the Sun, che era il mio colore, però ormai è vecchio, lo darò via. Questo è praticamente nuovo, però sono tutti vecchi, in caso li ricompro, ma vedete che hanno proprio quasi una faccia un po' secchina, no? E questo è quello creamy che usavo tantissimo, lo 02, per fare contour lo amavo, però anche lui è vecchio, via. I blush invece mi sa che li tengo, perché sono tante colorazioni molto carine. Ma quanti anni saranno passati dall'uscita di questi prodotti? Non mi ricordo, che per i prodotti, soprattutto in crema così, mi viene un po' l'ansia a usarli senza appunto che siano recenti. Comunque questo è tipo un po' violaceo, questo è proprio un viola e sono super utili quando cerco dei blush un pochino più particolari. Poi c'è questo rosso, cioè sono tutti colori comunque che non ho in altre... Madonna, questi devo un po' pulirli, questo marroncino. Aranciato è quello che ho utilizzato di più. 01 Fuego flush. Rosa. Sì, questi li tengo, dai. Un altro sul malva. Questo forse è l'unico che non ho usato tanto, eh. Sì, questo lo do via. E un altro sul marroncino che tengo. Sì. Si è suicidato. Abbiamo questi che mi piacciono tantissimo, soprattutto lui ovviamente, per dare un tocco di glitter ai look, però dà proprio questo effetto, ora non si vedrà mai, comunque di glitterini al look, che mi piace tanto, quindi lui lo tengo. E niente, dai, dobbiamo anche questo, così faccio un po' di spazio. Poi abbiamo qua dei BB blush di Gaia, che sono uscite anche le nuove tonalità, infatti sono molto curiosa di provare quelli glowy. Allora, abbiamo questo che è un po' freddino. Beh, questo lo tengo assolutamente, Love Lady, giusto? Yes, il mio preferito. Lo teniamo. Poi abbiamo questo più scuro, molto carino anche lui. Ok, tengo anche lui. Peach Out. E quindi penso che darò via questo, ovvero Drill, che è un rosa freddo che non mi dona particolarmente sulla mia carnagione. Poi abbiamo tutti i blush di Kaleidos, blush che sono di illuminanti, e li tengo tutti perché hanno diverse tonalità, più rosati, più olografici, pieno di capelli, perché ci sono questi capelli, e mi piacciono tutti tantissimo. Poi ci sono i Jolly Kit di Deborah che ovviamente tengo. Mesauda abbiamo blush cotti, anche questi non sono recentissimi e hanno il pack ancora vecchio, però c'era un colore in particolare che mi piaceva tantissimo e quindi penso che terrò quello e gli altri li darò via, tipo questo, posso darlo via. Ecco, questo è il mio preferito, ovvero Gingerly. Tengo solo lui. Illuminante di Colourpop, questo non è niente male, anche se a volte fa quasi macchia, quindi bisogna stare un po' attenti a come lo si applica, però lo tengo. Ha una consistenza tipo un po' cremosina, quindi questo è molto particolare ed è super luminoso, mi piace un sacco, lo tengo. Bye bye, in polvere non lo uso mai. Illuminanti di Gaia, questo ho già fatto una selezione dei miei preferiti, quindi li tengo. Yes. Andiamo avanti qua, questo lo tenevo per il pack, raga, perché si è rotto, però quanto è carino il pack così a forma di cuoricino, devo anche un po' pulirlo, e mi sa che è giunta la sua ora, sapete? Cioè più che altro o lo tengo tipo come specchietto togliendo la cialda, cioè l'illuminante era molto carino, però essendo rotto o lo incollo di nuovo io, quindi lo spezzetto, diciamo, faccio tutto con l'ambaradam, oppure lo do via ed è stato bello, ci penso. Che vi di? Poi abbiamo la maschera con questo bronzer particolare, l'ho provato ancora poco, quindi questo lo metto nella Makeup Collection di là perché voglio utilizzarlo meglio. Questo mi piaceva un sacco, anche lui è vecchietto, polvere crema, molto carino, tengo. Becca, la nostra dorata Becca, ovviamente lo tengo, questa era anche un'edizione limitata col pack tutto dorato di C-Pop, pazzesco. Lunar Beauty, questo illuminante era pazzesco, perché ultimamente uso sempre gli stessi, come sapete, Mercury, molto bello, anche il pack, tengo. Sugli illuminanti è un po' come le palette, faccio un po' la collezione. È un po' difficile per me darli via, comunque. Radial, molto carino questo, è soft,
però comunque illumina per bene, lo tengo. Questo di Inglot mi piaceva un sacco perché era la collezione con le super chicche e quando avevo i capelli arancioni mi sentivo troppo lei. E, quindi lo tengo, mi piace come collezione. Questo neanche da dire, c'è collaborazione con Amresi, ovviamente. Vediamo. Illuminanti di NYX per la casa di carta. Tengo solo Rose Gold, che è quello che ho utilizzato di più, che mi piace tantissimo. È un po' difficile da aprire. Cioè, una volta, vi giuro, sto tipo un'ora. Ok. È bellissimo questo. Ve lo faccio vedere. Merita. Non rende neanche tanto in realtà, però è super luminoso, mi piace troppo. Mentre questo dorato lo do via perché è troppo scuro per me, più per incarnati comunque leggermente più scuri del mio. Poi abbiamo una maschera che appunto era del sacchetto di prima che abbiamo svuotato. Illuminanti di The Perfect. Allora, il pack posso dire che è veramente bruttino, cioè non mi piace per niente, però ha alcune tonalità con dei riflessi colorati. Tipo questo ha dei riflessi sul... No! L'ho bucato. Comunque, dei riflessi sul verde, che tengo perché non ne ho tanti. Abbiamo i riflessi... Questo no. Poi sul blu. No, rosa. Bello, tengo. Mentre tra questi due mi sa che tengo solo il più chiaro. È molto cremoso questo. Super figo. Sì, e do via questo due di mezzo. Ok, gli ultimi qui dietro. Abbiamo questo di Mesauda che darò via. Sarà molto carino. E questo di Ramasca pure. Era bellissimo, però non lo uso mai. Abbiamo questi di Nabla, che sono tra i pochi prodotti che non ho utilizzato tanto del brand. Il pack è bellissimo, ma proprio nella formulazione dei prodotti non sono tra i miei preferiti. Anche le colorazioni, non lo so, non mi hanno rapito il cuore. E soprattutto questa parte qui per me non va. Questo è nuovo ad esempio, non è ancora sbucciato. E questo qui è molto scuro. Non lo so, questa parte forse lo userò di più quest'estate? Vi farò sapere. Per ora comunque li tengo. E un altro l'ho regalato a Cree quando abbiamo fatto video insieme, che gli piaceva molto la tonalità. E quindi tengo questi tre. Poi abbiamo questi di Tarte. Questo con la catenella, cute. È una terra un po' luminosina, quindi mi sa che la darò via. E terrò questa invece, che è opaca, normale. Illuminante tra virgolette di Wycon. Sono praticamente dei glitter. Ora lo swasheremo insieme. Forse si lo... Cioè, guardate quanto è glitteroso, lo tengo. Ma più che altro, secondo me, è bello da utilizzare sugli occhi più che sul viso. Poi abbiamo questo di Lotte London, che è veramente molto luminoso. Lotte London, per il prezzo che ha, ha dei prodotti molto molto validi. Revolution Pro, abbiamo questo illuminante che ha questa rosa pazzesca. Non so però se è ancora disponibile. Penso che questo lo darò via. Questo blushino in crema ha un colore che mi piaceva particolarmente. Vedete? Molto carino. E poi è super opaco. Cioè diventa quasi una cream to powder. Bello. Poi abbiamo questo di Anastasia, che mi dispiace troppo che ultimamente sta un po' scomparendo. Anastasia, che fine hai fatto? Comunque, I don't know. Non lo uso mai, però è bello il pack. Però ho già tenuto l'altro per ricordo, quindi penso che questo lo darò via. Non lo so, lo metto in esposizione, però non ho un angolino argento che io veda intorno a me. Ci penso. Astra. Questa palettina era super cute perché ha blush e due illuminanti. Uno più chiaro e uno champagnino. Molto carina questa. Ci sarà ancora sul sito? Non lo so, devo controllare. Perché se poi non ci sono sul sito non ha neanche senso che ve le mostri e che le utilizzi. Questo blush appunto di Pat ovviamente lo tengo. Ha una sfumabilità, pigmentazione che mi fa veramente impazzire. King Glazing di Nabla. Molto belli anche loro. E facciamo una selezioncina un attimo dei colori, dai. Tengo. Molto carino, cosa sai? Good, bello. Poi abbiamo questo che è Lola, che mi sa che darò via. Sì. E anche Adults Only. Questo colore è un pochino più scuro. Invece tengo Amnesia. Illuminante. Molto bello questo.
bronzer tengo questi due, uno più freddo e uno più caldo, che ho utilizzato di più, ovvero Ambra e Soft Orange. Di Juno tengo tutti, anche se non ho capito perché hanno tipo cambiato colore. Anche questi qua di Clio, forse hanno preso il sole, vedete che è diventato chiaro, e altri no, quindi non ho capito cosa è successo, come mai hanno perso il colore sopra. E questi di Juno sono diventati tipo più chiari sempre sopra e più scuri qua, non so se si nota in telecamera. Comunque sono illuminanti e li tengo tutti. Di Clio vediamo un pochino, questo mi piace molto che è più freddo, ovvero Sand Rose. Mentre abbiamo questo che è molto molto chiaro, però mi piaceva un sacco come colorino, Pura Vida. Poi questo più luminosino, anche molto carino, Sunset Ride. Questo è molto freddo, penso che lo darò via, Retro Pink. Poi altri tre, questo via, Mo Peach, un po' troppo rossiccio. Questo è troppo violaceo. E questo mi sa che ce l'ho doppio. Ah no, è Golden Coral. Assomiglia un po' a... hanno una leggera differenza di tono. Questo è più aranciatino, mentre questo è più marroncino freddo. Li tengo entrambi, cioè di questi quattro. Illuminante di Anastasia. Che rumore fa? Comunque bellissimo. Questi sono dei riflessi dorati che mi piacciono troppo. Non si vede niente. Vabbè, comunque l'avevo comprato proprio su Cult Beauty appena uscito, Iced Out, bellissimo. Questo mi piace tantissimo. Poi abbiamo i nuovi blush di Bobbi Brown. Sono sia per le labbra che per le guance, però non ho ancora provato. Questo sicuramente lo tengo come colore, che è abbastanza nude. Abbiamo infine qua gli illuminanti di Clio. E penso che ne terrò solo uno. Sì, terrò Gioiello. Questo qui, Butter Blush, è molto carina la texture, ma il colore è troppo chiaro per me e non si vede, quindi lo darò via. Ah, ecco un altro di Bobbi Brown, questo coral, cioè, sì, corallo, si chiama però Creamy... Ah, no, vabbè, si chiama coral veramente, sto male. Infatti è proprio colore corallo, lo tengo perché non ho tanti blush corallo, secondo me in primavera è molto carino come colorazione. Poi abbiamo questa palettina di Zara, che ho fatto un video in cui provavamo i prodotti di Zara. Pack molto carino, ma questo bronzer è molto luminoso e non si vede, proprio delle particelle doratine. La texture non è neanche malvagia, però non l'ho usato tanto. Magari lo metto nei forse, lo provo un'ultima volta. E si vede che non lo uso, bye bye. Non ho utilizzato tanto e le darò via tutte quante, anche perché alcune sono con colorazioni proprio che non utilizzo. Tipo questa, vedete, molto freddo. Modern Love di Chic Glam. Abbiamo varie colorazioni, questa rossiccia secondo me per fare l'effetto un po' doll, no? Sulle labbra, molto carino questo, lo teniamo. Guarda quanto è sporco questa cosa, infatti aspettate un attimo che mi giro dall'altro verso. Questo è il Cheek Slime e mi piace un sacco anche la colorazione, è tipo un po' aranciatina ma abbastanza strong, cioè tipo mattone. È un colore aranciatino che mi piace molto, quindi ovviamente lo teniamo. Questi sono i nuovi blush di Chic Glam della collezione Picnic Sunday, che vi ho mostrato recentemente qua su YouTube, e li tengo tutti e tre perché sono colorazioni molto carine. Un altro blush di Mesauda, di quelli nuovi. Non è male anche questo colore. Devo provarli in viso e vedere quali mi stanno meglio. NARS. Primo bronzer, matte. Che sappiamo che matte va sempre bene. Poi la versione invece più glowy, che d'estate in realtà mi piace. Poi abbiamo questo che è Orgasm, il blush più famoso di NARS. E infine tra questi abbiamo un altro Orgasm. Il pack è leggermente diverso, infatti uno era di un'edizione e una volta scadeva in 24 mesi, mentre ora 12. Cioè almeno immagino che questa sia la versione dopo. Comunque tengo questa. Questo è il regalo. E invece abbiamo due palettine un pochino più grandi, che in realtà sono di sempre un bronzer con questo effetto super luminoso.
E queste con le farfalline erano una collezione che mi è piaciuta un sacco, con blush e blush più freddo, molto carino. Questo tengo tutto. Cookie lo abbiamo già in una palette viso, quindi lo darò via. Idem California e idem per le ULA, purtroppo avendole già, anzi no, questa glow la tengo in realtà, mentre la ULA, beh, è normale, ce l'ho nella palette. La ULA glow molto carina, mi è piaciuta un sacco l'estate scorsa. Poi invece qua abbiamo Tickle, che è un illuminante più rosato e non lo uso, quindi via. Palettina di Cosmify per Rikyoba e i crepuscolari. Mi è arrivata recentemente, infatti la terrò perché devo ancora provarla. Mettiamo qui insieme alle palette. Qua abbiamo una saponetta per detergere il viso. Non sono fan delle saponette come detergenti. Con curcuma e jojoba, mi sa che questo lo regalerò. Charlotte, che è un po' troppo chiaro per me, lo regalo. Wycon, questo è veramente power come colorazione, non ne ho di simili, tengo. L'Oreal, molto carino questa colorazione, però ne ho già altre, direi che posso tranquillamente regalarlo. Questi di KVD sono tra i miei blush preferiti, bellissimi, ovviamente lo tengo, anche il pack molto particolare, gli sarà costato un botto per farlo. Questo è il nome, bellissimo. Questo invece è il bronzer, sempre molto cremoso, dall'effetto comunque cream to powder, perché sembra al tatto quasi crema, in realtà poi è polvere, e mi piace un casino, proprio anche la sua mobilità, la colorazione, è molto bello questo, super super bello, peccato per il pack, che onestamente è molto plasticoso, ma non mi piace. Questa terra alla fine di Saint Laurent la darò via perché non l'ho utilizzata granché, quindi mi dispiace, anche se il pack è molto scicchettino, con questa trama un po' tartarugata, via. Tra i blush che preferisco ci sono questi di Essence, infatti voglio assolutamente andare a cercare le novità di Essence per farci un video, perché secondo me sono uscite delle chicchine, ho visto in giro, e quindi questo lo darò via perché voglio comprare qualcosa di nuovo. Ma è molto valido. Sweet Cheeks di NYX, pazzesco, questo colore lo uso tantissimo. Summer Breeze, lo userò troppo adesso che viene un pochino più il caldo, mi piace troppo. Poi abbiamo illuminante di Kylie, però questo l'ho utilizzato ed è un po' chiaro per me, quindi non lo so. Molto figa la trama Kylie Kylie Kylie. Ci devo pensare perché effettivamente è una delle cose che ho usato meno del brand, perché è un colore un po' chiaro, però vedremo. Patrick Ta, abbiamo diverse cose che ho acquistato, come il blush. Questo aranciato non è il mio preferito, preferisco l'altro, però ovviamente di Patrick tengo tutto, con quello che ci ho speso, figuriamoci se do via qualcosa. Abbiamo i bronzer Terry, questa che è la media e questa che è la chiara. E sapete che nessuna delle due è proprio perfetta per me, e quindi mi rode ogni volta un po' a venire a utilizzare. Tra le due comunque avrei preso solo la media, però ecco, non è proprio la mia colorazione perfetta, peccato, perché il pack e tutto il concept comunque strafigo. London, questa penso che la darò via, è ancora nuova, posso regalarla. Colourpop, l'avevo comprata per un video, molto carina, assomiglia un po' a quella vecchia di Kylie, che ho ancora, anche se adesso ha fatto il pack nuovo, infatti qua possiamo tranquillamente darla via. Però è bello vedere la differenza del pack prima e dopo, no? Prima era molto più sottile, mentre ora, come vedete, così. E anche il colore è leggermente più rosa acceso, mentre prima era più spento. La scritta rimane comunque uguale, possiamo darla via. Glow Wish, sempre di Huda. Molto carina questa. Lo tengo. Too Faced, Too Faced, Too Faced. Non l'ho più usata. La darò via. Questa, Top, So Top, come che si chiamava? So Top, che memoria che ho. Per i brand, comunque per i prodotti ce l'ho sempre. E, sì, sì, questa qua la tengo perché è super fredda. Per fare contour al naso, per pelle chiare, super consigliata. E poi abbiamo questa in Make Forever che è pazzesca. Una texture molto particolare. Peccato che non la uso tanto come dovrei.
Però è veramente bella anche questa. Makeup Forever comunque è un brand fantastico, quindi non mi aspetto che prodotti top da loro e lo tengo. Come vedete abbiamo un po' un mix di prodotti. Lip Injection tengo, questo per l'infiltrazione tengo, questo rischio di genere tengo. Sono tutti prodotti nuovi che mi hanno appena mandato che devo provare. Poi abbiamo Rem Beauty. Tan tan tan. Qua pensavo fosse un blush, ma è più un illuminante per pelle scura. Quindi via. Ciglia finte, queste carine di Tati Lashes le tengo. Altri blush di Bobbi Brown. Però sapete che ho paura che siano troppo cremosi, che danno quell'effetto un po' lucidino balm, che non è che una volta che si asciuga rimane, no, un pochino più... E potrebbe farmi un effetto un po' bruttino al viso. Comunque è un colore molto carino anche questo, quindi lo teniamo. Vediamo se poi proveremo colori che non mi piacciono, perché qua... Tinta di Catrice, questo mi è arrivato recentemente, infatti è ancora da provare. Non so se fa per me, perché è scritto mattificante. Io ormai non uso più tinta mattificante, quindi mi sa che a prescindere lo regalo, così non lo apro neanche. Poi qua abbiamo gli altri prodottini di She Glam. Tengo tutti. Questo è vuoto, ok. Questo è super naturale come effetto, però potrebbero servirmi per quando voglio un look super naturale, appunto. Qui abbiamo un mix di ciglia, perché io sono super disordinata con le ciglia e li mischio sempre. Smaltini di Mesauda, carinissime queste colorazioni, posso dire? Mi piacciono un sacco. Questa penso sia la mia preferita, quella che tengo magari da utilizzare nei piedi. Le altre so già che comunque, tipo questa rosina, sulle mani secondo me è carino, sui piedi me, quindi lo regalo. Poi ce n'era un'altra che al momento non vedo. Penna di Anastasia Caramel. Mi sa che anche lei mi è arrivata recentemente. È un po' callina, però sapete che i capelli che ho ora potrebbe anche andarmi bene. Ciglia finte furetto per quando faccio look extra. Le Tati Lashes, queste di Mitchell, le tengo. Queste sono le mie preferite di Huda, le 23 Huda, ovviamente le tengo. Questo siero per i pori, 10% di niacinamide, teniamolo, dai, potrei provarlo, anche se con i prodotti skincare bisogna fare un po' attenzione e provarli poco alla volta, quindi adesso sto già usando altri prodotti, però lo tengo per sicurezza. Qua c'è una ciglia, così, abbandonata a se stessa, poverina, dice, ma io cosa ho fatto di male per rimanere sola? Troveremo una compagna come per il gabbiano, chi lo sa. E poi abbiamo correttori di Astra, che sono veramente troppo naturali per me, però questi per la base make-up, no make-up, ve li consiglio perché sono davvero carini e sono pure al 90% di ingredienti naturali. Idem questo di KVD, era un po' scuro e a prescindere non copriva abbastanza le mie occhiaie. Illuminante liquido di Rare Beauty, sapete che lo tengo ma da mischiare insieme ai blush, perché quando abbiamo fatto tipo l'incontro con il team di Rare Beauty ce l'hanno consigliato appunto di utilizzare insieme a blush e l'effetto era fighissimo. Quindi essendo così rosatino, secondo me sarà veramente bene con i blush. Questo invece è sempre un tipo simile blush di Drunk Elephant. E lo tengo. Qua abbiamo tanti piccoli blushini di Benefit e ne terrei solo due. Tengo il classico Benetint, che mi faceva morire la storia che si può mettere anche nei capezzoli per farli più colorati. Muoio. Comunque poi abbiamo questo. No, e infine questo Play Tint. No, penso che terrò il classico e poi ho quello più aranciato già nella Drunk Makeup Collection. Andiamo avanti. Blushino di Colourpop. Questo è un po' difficile da applicare perché si è formato tipo questa patina e sotto, cioè, il colore era molto bello, però diventa tipo troppo, o che è scaduto. Penso che lo darò via, anche se mi dispiace perché il colore era veramente bello ed è questo, se volete provarlo. E niente, purtroppo è andato. Non so quanti mesi dura, non c'è manco scritto, non lo sapremo mai. Andiamo avanti. Qua abbiamo Pupa, degli ombretti che darò via, non uso mai purtroppo gli ombretti singoli. Blushino di Lotti, è minuscolo, questo forse è il blush più piccolo che ho, do via anche lui. Poi abbiamo due stick di Mesauda, bello questo colorino, sì, li tengo. Mini Body Lava, tengo. Illuminante di Mesauda, do via. Questo era un altro ombretto liquido. Ciglia finte, non so che dobbiamo fare una selezione, sapete? Ci danno molti carine. E poi qua abbiamo altri due blush, uno e uno due, che do via. E do via anche questo
blush di Superfluid, illuminanti di Rem Beauty, che forse è l'unica roba decente del brand provato finora, quindi lo teniamo. Ok, sì, queste super naturali, tengo. Poi abbiamo questo nuovo serum foundation di Tarte, che devo ancora provare, tengo. Abbiamo queste che sono molto separate l'una dall'altra, però per alcuni look potrebbero starci bene. Qua ne abbiamo di diversi tipi, ma sono molto rovinate, come potete ben vedere, quindi via. Queste di Sosu sono nuove, tengo. Qua ne abbiamo i Dati Lashes. Ah, forse era questa la superstite dell'altro pacchetto. Queste sono molto power, le Dati Lashes TL8. Anche qua per i look strong ci stanno, hanno qualche glitterino attaccato, ma le tengo perché tanto basta toglierle. Carine. Queste sono nuove. Influencer, tengo. Ah, questo è l'altro smalto. Sui piedi questo forse mi piace, lo tengo. Poi abbiamo altre ciglia che non ho ancora usato, quindi le teniamo. Queste qua sono un po' plasticose, vedete come sono lucide? Quindi si nota un po' che sono fake. Mi sa che queste le do via. Poi abbiamo queste che sono tra le mie preferite, Yasmin. Erano bellissime queste. E Anastasia anche. Anche se qua ce ne sono altre belle Yasmin, queste mi piacciono tantissimo. Sì, così. E queste. E quindi abbiamo finora due superstiti che non sappiamo di chi siano. Sempre Tati Lashes, tengo. Queste le do via. Sono nuove, carine, tengo. Nuove tengo. Queste forse posso darle via. Sono molto spesse, no dai, pensavo fossero più rovinate, in realtà è ancora fattibile. No, sono carine, tengo. Questo è un tipo da fare, tengo. Ah, anche le Lisa erano bellissime. Molto belle queste. Devo un po' pulirle che sono un po' rovinate, perse. Queste sono tipo solo verso la fine, sono difficili da applicare sul mio occhio perché il mio occhio è abbastanza grande. Perché l'occhio è piccolo, però potrebbero allungare un sacco l'angolo esterno. Queste di Mesauda sono molto easy, il regalo. Queste... ah, un'altra superstite. Aspettate, ce ne sono di più. Vabbè, queste direi che posso tranquillamente buttarle. Mentre queste di Lily Lashes sono bellissime queste. Miami Flare, bella. Infine abbiamo queste per la parte inferiore dell'occhio, che non ho ancora mai usato, ma non vedo l'ora di farlo. Quindi svuotiamo tutto, pium, e ora puliamo questo mascello che c'è dentro. Che bel topino aiutante che abbiamo, vero? Topino aiutante. Oh, così molto meglio. Qua mettiamo i blush. Così abbiamo ben guadagnato 2,5 cassetti. E tada! Che dite?
Dai, lo so che con i blush non sono stata molto brava, però è la mia fissa del periodo, quindi come potete ben immaginare li voglio tutti. Mentre bronzer, bravissima. Illuminante anche qua, meh, però sono a prescindere colorazioni sempre diverse, mentre il bronzer bene o male è uno che utilizzo, se non è un pochino più caldo, non più freddo, però dai, non male. Potevo fare meglio? Sì, però sono soddisfatta. Anche qua con le ciglia abbiamo fatto una bella pulizia. E niente, direi questo cassetto quindi fatto. Bene, addio. Ora passiamo a questo. Allora, qua secondo me voglio fare una pulizia un pochino più massiccia, perché sono cose che non uso tanto. Quindi vediamo un attimo. Iniziamo da di qua. Allora, vabbè, abbiamo i glitter, che in realtà ovviamente tengo, che possono sempre servire, sulle rossi, li avevo presi anche neri per Halloween, cose così. Un po' di mascara sono cattiva, ad esempio tengo solo quelli chiusi, che so che sono belli che nuovi, anzi My Toy lo do via perché ne ho due. Questo qui quindi lo do via che è già usato. Qua ne ho di nuovi già pronti di là, via. Via, 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 via. Sono tutti abbastanza vecchi. Questo già questo lo tengo. Questo via, via, via. Pat McGrath tengo. Questo non mi aveva fatto impazzire di Huda, quindi via. Idem questo di Dolce Gabbana, via. Via. Questo di Charlotte, pulisco l'altro. E tutti questi direi. Anzi no, scusate, questo non l'avevo visto, di Clio tengo, e questi qua, via, che brava che sono. Ne teniamo solo tre e a questo punto li vado a mettere direttamente nell'altro cassettino che vi ricordate avevamo già fatto le scorse volte. Palettine di glitter li avevamo già selezionati sulle palette, però volevo metterli qua nel reparto glitter, quindi questi li tengo tutti ovviamente. Questo qui di L'Oreal, via. Guardiamo un po' la scrivenza di questi eyeliner colorati, che ora vanno tanto di moda gli eyeliner, però forse questi sono un po' secchi. Ad esempio lui no, verdino di Wycon, molto carino questo verdino. Carino, teniamo. Questo qua l'eyeliner mi ispira assai, assai, assai. Ecco, e questo è secco, vaffanbrodo. Cioè quello che mi ispirava di più, perché? Via, arancione. Ok, è ancora sano. Questi di Nabla mi sa che ormai sono vecchiotti. Questo lo do via. Drachi, vai via da là per piacere. Questi di Fenty erano un po' già secchini, però alcuni colori magari, tipo questo giallo fluo, ci sta ancora. Questo guardiamo glitterato. Sì, va bene. Questo colore non era tra i miei prefe. Infatti, via. Le mie mani cosa stanno diventando? Rosa. Bello questo rosa. Questi eyeliner non sono male. Di Wycon. Giallo, è un giallo però che non mi piace perché è un po' spento. Via. E poi c'è quello bianco che è quello che ho utilizzato di più. Si seccava leggermente sulla palpebra, però lo tengo perché ne ho dei pochi ho. Tengo, molto carino. E tra questi di Smashbox penso che terrò solo questo e quello blu. Ora comunque li sbocciamo perché magari sono anche andati a male. Penso che darò via anche questo, pensavo fosse più chiaro. Questo blu invece. Sono troppo trasparentini, no? Non mi fanno dire wow. Ve l'ho detto che sarei stata più cattiva qua. Vediamo un pochino questi qua, che sono tutti, aspettate, ombretti cremosi, tipo questo verde, secondo me è molto interessante. Anche se io sono basi che non uso quasi mai, comunque questa la tengo perché verdina mi piace. Viola pure tengo, questa qui invece la do via, idem questa rosina, anche questa. Questa invece la tengo, potrei utilizzarla come colore di transizione, oppure questa. Vediamo la differenza. Forse è un po' troppo chiaro. No, ok, questo è troppo chiaro. E a questo punto anche questo lo sarà. Petrolio marrone li tengo. Questo di Elan, pigmento verde fluo, tengo, bellissimo. Uguale questi eyeliner che si attivano con l'acqua di Suva. Di questi qua di Huda penso che ne terrò pochissimi, perché anche qua non li uso quasi mai. Quindi alla fine tengo questi 6. Andiamo avanti. Questo di Air Beauty, carino, lo tengo.
questo qui di Cash Beauty lo tengo. Questi glitterini di Festival Face sono tra i miei preferiti, ovviamente li tengo tutti. Questo è un blush che avevo tenuto, non volevo più aprire, alla fine ieri l'ho aperto. E della collezione di San Valentino, più aranciatina, che tengo ma metto nel cassettino di là. Ah, qua c'è un altro eyeliner di Fenty. Ah no, qua ci sono quelli di Fenty, è vero. Secco, saranno tutti secchi mi sa. Yuppi. Ah, questo ombretto era strafigo, Diesel Stick di KBD, perché praticamente è super luminoso, un effetto tipo appunto di ombretto liquido ma in stick. È veramente figo, però non l'ho mai usato sugli occhi, quindi devo provarlo. Quindi ho paura che anche questi siano secchi, di Fenty. Ad esempio alcuni sono proprio già un po' separati. Verde secchino. Questo salmone sembra ancora valido, anche se dentro mi fa un po' impressione il colore, quindi questo vado via. Poi abbiamo questo che è tipo gloss trasparente di Gucci. Lo tengo per fare appunto, magari se ne ho bisogno per qualche video. Poi qua abbiamo dei pigmenti, sono strabelli questi di Kokla. Li tengo penso tutti, se non proprio alcuni colori, tipo questo che non uso tanto. Questo pure. Bello questo sul verde. Bello. Questi sono difficili da dare via. Hydra, però è il mio preferito perché ha tipo dei riflessi, non si vedrà mai. Però sul fucsia verdino, pazzeschi. Altro eyeliner bianco e nero che si attiva con l'acqua. Poi abbiamo questo di Shiseido, che è sempre tipo un pigmento, però è un colore che non credo che utilizzerai tanto. Si è anche staccato. Ottimo. Poi abbiamo Charlotte con i suoi ombretti in crema. Non li uso come vedete. Io e gli ombretti in crema abbiamo qualche problema. Magari tra qualche anno userò solo ombretti in crema, però per il momento non li utilizzo mai. Apriamo questo qua nero, perché secondo me come base make up per far risaltare poi gli shimmer potrebbe essere molto interessante. Sì. Anche perché ho questo, che è un bel marrone. E quello che avete visto prima, più color mattone. Glitter Jelly di Shiglam, strafighi, tengo. Di Fluo, li tengo tutti. Arancione, fucsia, giallo. E questo è sempre l'eyeliner, giallo fluo. Alcuni pigmenti, blu. Questi qua opachi li do via. Mentre tengo soprattutto questi con il pack rose gold, che sono pazzeschi. Questi sono tra i miei preferiti, si chiama Rose, Cali Rose. E quindi anche questi, vedete, tutti con il pack più rose gold, bellissimi. Questi sono sempre delle super chicche, ma quanto è carina! Ogni personaggio ha un colorino, e questi li tengo appunto perché sono troppo carini per collezione. Graceful Glacé lo tengo, molto bello questo colore. Mentre Mousse Doré, Strawberry, Candy Wrap do via. Questo mi ispira un sacco. Platylicious tengo. E anche Frappé Rosé. Poi abbiamo questo pigmento di Inglot che penso darò sempre via, non è ancora preso tanto. Qui abbiamo l'altro di Mulac. Sì, purtroppo questo, come vedete, si è tutto asciutto. Peccato perché era molto bello il colore. Di Clio abbiamo anche i nuovi opachi. Io penso proprio che terrò sempre quelli più scuri, mentre questi qua li do via. Questi sono troppo belli di Urban, cioè raga, veramente tra i miei glitter preferiti, perché sono già con il liquidino dentro. Stila sono i miei preferiti, come sapete. Vediamo un attimo se sono un po' scaduti. Sapete che forse questo è scaduto? Bye bye. Abbiamo questo. No, lui è ancora valido, per fortuna. Diamond Dust, cioè questo è un must have che se non avete molto molto male. Pazzesco, bellissimo, lo amo. Alla follia, il mio preferito. Abbiamo questi che sono più classici. Bello lui, bello, bello, bello. Cioè guardateli. Cosa gli si può dire? No, per fortuna questi sono super freschi. Sapete che sono colori che dico, quando mai li userò? Quindi tengo questo, che è più nelle mie corde. E basta.
Questo di Natasha mi ha un po' deluso perché faceva un po' di grumetto. No, vado via. Colore non uso. Proprio un colore, sapete, dici? Ma niente di che. Via. Questi cuoricini di MAC tengo, ovviamente, carini. Questi pigmenti invece li do via, che non li uso tanto. Come questo ormai vecchissimo, via. Come questi di Fenty, che erano di una collezione vecchia, vecchia, vecchia. Purtroppo non li uso. Poi tutti questi di NYX ne terremo veramente pochi, tipo lui ovviamente sì, mentre tutti questi qua un po' moji moji, li diamo via. Niente, invece lo 08 sapete che quasi quasi mi ispira. Infine questi NARS li do via e anche questo qua. Beh, che dire, abbiamo finito anche questo cassetto. Ora tolgo tutto e pulisco. Quindi questo è il dopo e abbiamo tutta questa parte vuota. Secondo me qui ho fatto proprio un bel lavoro di pulizia, tutte cose che comunque utilizzavo meno. Bye bye. Infatti qua abbiamo un sacchetto che tra un po' esplode. Un sacco di puntini da regalare. Yippie. Ora manca solo questo della cassettiera. Li abbiamo fatti tutti gli altri. E qui ho diverse collezioni di lipstick. Ebbene sì, stravolgerò tutto. E diremo addio a molti di questi, visto che sono davvero, davvero vecchi. Non mi farò intimorire dal fatto che ho delle collezioni, devo eliminarli. Voglio iniziare da qua, dai. Sì, da questi. Madonna, sono tantissimi. Sono tutti rossetti di Clio, più anche i lip balm. Allora, questo è ad esempio un lip balm che tengo per quest'estate, anche se è un po' scurino, mi piace comunque tamponarlo sulle labbra per un effetto più naturale. Questo invece è un po' troppo freddo per me, però devo valutare se tenerlo. Questo ad esempio penso proprio che lo darò via. Questo è un lip balm classico, rosino, posso tenerlo. Ok, vedete che una volta sbocciato poi non è proprio scuro come sembra. Mentre quello di prima era questo. Sapete che preferisco quello sotto? Quindi questo via. Questo l'ho deciso. Ora passiamo a dei rossetti. Via. Questo molto carino. Sei mio, tengo. Questo bordo via. Vi ricordate come sono stata cattiva con i rossetti scuri? Anche questo non è proprio il mio colore. Questa sono un po' indecisa perché potrebbe piacermi, ma allo stesso tempo non so quanto lo utilizzerei, quindi via. Questo rosatino invece lo tengo. Bisù bisù. Scherzo, tengo questo e do via quello. Vedete che le cose possono ribaltarsi in un momento. Questo è più rosato, ma preferisco quello sotto. È carino anche lui, cavolo. Lui forse. No, questo via. Questo azzurrino è sempre un punto di domanda perché non è che vi colora le labbra di azzurro, da questo riflesso leggermente dovrebbe sbiancare i denti. Io non noto una grande differenza, ma lo tengo come lip balm classico. Qui abbiamo invece un lip balm sul rosso che mi piace utilizzare più d'estate. Lip balm proprio rosso rosso, l'avevo portato l'anno scorso e praticamente l'avevo per sbaglio lasciato in borsa, quindi il cavolo si era tutto sciolto. Tra i due comunque preferisco questo, però anche questo è carino secondo me. È proprio un colore che applicherei al centro con una matita più scura intorno, quindi cremosino rimane con noi. Interessante lui. Lo teniamo. Rosso no, preferisco i liquidi di Clio. Alla fine do via anche lui. E invece questo lip balm alla fine lo tengo. Questi qui penso che li do via tutti. E anche qua di Nabla facciamo una bella pulizia. Innanzitutto dei rossi. Terrei solo uno. Credo proprio che terrò questo.
Questi tutti via. Questo assolutamente via. Questi pure. Penso di tenere Ritual, che è il mio preferito di sempre di Nabla. Pronto? Scendi. Eh? Scendi. Ok, arrivo. Freddo. Questo invece è bello. Attractive. Ok, quindi ne ho tenuti solo tre. Pausa pranzo e torno. Allora, finiamo prima che faccia buio. Allora, qua abbiamo i gloss. Questi effettivamente non li uso tanto, perché di solito prediligo quelli opachi. Cioè opachi. Morta. Vabbè, senza glitter. Quindi effettivamente questi colorini sono sempre qua da quando li hanno mandati. Però secondo me tra questi, quelli che mi ispirano di più e che forse ho usato anche un po' di più, sono questo, ovvero Champagne Supernova. Pensavo a uno di questi due, un po' più rossini, che secondo me d'estate potrebbero essere molto carini, e penso che otterrò questo, ovvero Stardust Radio. Passiamo a questo angolino qui di questi di Clio. Sono veri tanti. Allora, questo metallizzato lo darò via. Mentre questi li tengo perché sono uno più caldo e uno più freddo, e sono tra i miei preferiti, ASAP e Fire Kiss, bellissimi. Tra questi invece molto lui, che lo tengo. Nude Sunday tengo, mentre questi li do via. Anche questo è un colore che non utilizzo mai, quindi lo do via. Di questi tengo questo, ovvero Chocolate Red, che è un tipo un cioccolato rosso. Questi sempre troppo rosini, penso che li darò via, anzi Conta lo tengo. Tra questi non tengo nessun rossetto. Peach Nude lo tengo, questi li do via. Anche questo qua di Lime Crime, che non ho mai utilizzato. Questi qua di Kaleidos alla fine li darò via, perché hanno una consistenza mussosa che, come vi dicevo, non mi fa impazzire. Sono molto belli, fanno anche un po' la forma dell'arcobaleno, quindi questi li tengo per collezione. È l'unica cosa che tengo per collezione. Mentre su questi posso tranquillamente eliminare tutti, perché sono con una consistenza cremosina che ho anche di Charlotte, e non lo so, non li utilizzo molto. Questi qua di MAC sono abbastanza vecchi, li tenevo sempre per collezione, ma direi che è giunta l'ora di dirli addio. E li porterò direttamente a loro. Tinted Love, onestamente, non si vedono. Cioè, sono chiarissimi, e trovo che comunque sia un prodotto che è un po' difficile da utilizzare, quindi penso che ne terrò solo uno rosso. Questo, tutti via, che ne ho troppi. Qua abbiamo We Makeup e NYX. Questo di NYX mi piaceva un sacco, vedete, è molto bello, però ne ho davvero tanti, quindi penso che lo darò via. Questo è Umile, che tengo. Carino, non è un colore che uso spesso, però è carino. E invece Borghese lo do via. Questo colorino posso darlo via. Simile a Umile. Leggermente meno caldo, ma comunque via. E infine questo altro rosso, via. Poi abbiamo questa parte qui con NARS. Tante cosine di NARS. Vediamo un po'. No, ha un odore strano. Do via entrambi. Do via anche lui. Yes. Tra questi potrei tenere questo e utilizzarlo con la matita scura intorno. Ancora. Quindi sì, dai, do via solo questo qua più rosato. Lipstick con le farfalline, stelline e cuoricini. Ah, è ancora completamente nuovo questo, quindi questo lo regalo assolutamente. Questo l'ho utilizzato. Il sole va e viene. Tipo un rosa più freddo, carino, però ne ho troppi. Questo è scuro, non lo userò. Infine questo, che è matte. Sembra un po' Closer di Nabla. Forse tengo solo lui. Mi piace questo. Gloss! Gloss glossini, qua tengo... allora, di quelli senza glitterini... terrei quello lilla, se faccio dei look sul lilla e mi serve per raffreddare un po' i lipstick, e questo. Gli altri via. Voglio anche swatcharli in realtà.
vedere come sono messi. L'unica cosa che mi disturba un po' sono gli applicatori di NARS, che sono sempre piccolissimi. A me sulle labbra invece piacciono quelli grossi, che proprio prelevano tanto prodotto, no? Mentre questi qua ne prelevano veramente, veramente poco. Bisogna fare 3.000 passate. Però mi sembrano ancora buoni. Vedete, questo lilla è proprio leggermente, lo userei come tonalizzante. E invece di questi shimmerini mi ispira un sacco questo Star Baby. Bella. Ah, questo ha il coso in silicone invece, figo. Mi piace l'applicatore in silicone. È luminosino, bello, mi piace. Questo con i riflessi più rosini. Anche lui è carino, eh? Però so che non lo userei tanto. Comunque mi piace l'applicatore. Meglio questo qua. Allora, vediamo un po' i colori. Questo nuovo, un rosa un po' freddino, lo regalo. Questo è tipo un po' metallizzato. No, troppo scuro. Rosso no. Questo potrebbe andare. Sì, lo tengo. No. No, no. 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 Gli ultimi! No. Carino, sì. Mi gusta. Carino anche questo. E infine abbiamo questo più scimmerino, che direi proprio no. Ora qui abbiamo Rare Beauty. È molto cremoso, il colore mi piace, quindi posso tenerlo. Il pack è anche molto carino, magnetico, con questa forma un po' particolare. La Tasha de Nona, questa l'avevo comprato io, ma avevo preso un colore, non so se ero drogata, boh, perché è praticamente verde e mi sta malissimo, cioè mi sta proprio malissimo. Anche con una matita non riesco a salvarlo, quindi lui dovremmo dirgli addio. Mi dispiace. Un altro di Bobbi Brown. Questo non so perché io l'abbia tenuto. Che è un colore che non metterò, credo, mai. Mulac. Allora, questi sono rossetti liquidi. Come vi ho detto, non li uso tanto nell'ultimo periodo. Quindi userei, cioè, userei, terrei solo i miei preferiti. Che sono rispettivamente Islay OK, My Birthday Suit. E questo che si chiama Inada Mas. Sono tutti dei nude tendenti magari un pochino più al marroncino o al rosatino. Rosatino. Molto carini. Quindi questi sicuramente. Tengo anche Milf. Questo bellissimo. Lui lo tengo. E questi qua tutti più rosati li do via. I lipstick credo che li darò via perché sono vecchietti. Mesauda, quanti sono? Sono tantissimi, aiuto. Allora, questo è un colore che mi piace. Molto carino, lo teniamo. Questo no. 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 Questo potrebbe piacermi. Sì, lo tengo. In realtà potrei vedere anche da dietro comunque il colore, ma non è mai forse super preciso, no? No, via. Però non lo terrò. Nemmeno questo. Ormai sono così convinta dei miei gusti, so cosa utilizzerei e cosa no, che proprio vado veloce anche per questo, perché una volta magari li tenevo più per provarli. Capire se mi piacevano o no sul mio incarnato, mentre ora proprio lo so già, cioè tutti questi rossi so già che me ne basta uno e via. Tutto scuro. Mulac Clinique Make Forever. Ah, questo era bello perché era tutto glitterato. Lo tengo per colazione. Questi, no, di Mulac che mi sa che tengo solo i nuovi, quelli cremosi che abbiamo visto le altre volte, sapete? Intanto questi colori, bene o male, so che non li uso. Questi di Clinique li regalo. Born Meeting e l'altro non mi viene in mente, comunque questo mi sa che lo darò via. Questo pure. Questo lo tengo.
Sì, mi sembra tanto freddo. Sì, oddio. Chiama l'altro, il marrone più scuro. Via anche questo, questi sono tanto rosatini. Via. Questo è bello. Poi abbiamo queste che sono tutti la versione vecchia, li ha rifatti con la nuova formulazione, quindi bye bye amici. Bye bye. Questi di Smashbox purtroppo si sono seccati e erano validissimi, tra i migliori, perché sono super resistenti, no transfer eccetera. Adios. Questi invece di Catrice Lip Cream non erano male, però sapete, quando ne hai tanti potrebbe essere che qualcuno si sacrifichi. Però il colore è molto carino. Se cercate qualcosa di low cost, questi qua sono veramente, veramente belli. Infatti penso che lo terrò. Alla fine il colore mi ha convinto di tenerlo. Ultimo angolino qui, poverino. Gloss di Mulac. Molte colorazioni, come sempre, un pochino troppo colorate per me. Ad esempio queste via. Questa rossa invece la terrò. Questo qui troppo glitterato via. Questo azzurro lo tengo, questo qui pure, questo qui pure, questo qui invece lo darò via. Quindi questi quattro alla fine tengo, anche se vi ricordate nell'altro cassetto ne ho anche altri. Qui abbiamo un po' di glossini e rossetti liquidi. Allora, questo di Rehan Beauty era veramente pessimo, ma pessimo è dire poco, più che altro per l'applicatore. Perché il prodotto in sé poi una volta applicato, cioè, è troppo chiaro per me, ma non è proprio il male assoluto. Però questo pack, meh, un po' bruttino, sapete? Quindi lo terrò sempre per fare un contenuto, ma poi lo darò via. Qui i gloss, penso che terrò solo... beh, questo sì, questi no. Trasparenti sì, questo qui no, questo no. Sono un po' noioso scusando. Questo rosa no. Oh sì. Ma sì, sapete che lo tengo, dai. Questo qui trasparente, sì, è leggermente plumping, ma non tanto, però carino. E tra questi tengo lo 01, che è un rosso pazzesco. E basta. No, dai, anche il 41. Gli altri invece li do tutti via. Anche perché sono vecchissimi. Questo di Huda Beauty che vi avevo bocciato, quindi lo darò via, perché il problema qual era? Che era cremoso, però boh, era un colore che non mi stava per niente bene, quindi via. Un altro di Make Up For Ever, è questo glitteroso, però è un colore che questo non lo utilizzerei, quindi lo regalerò. Nabla, guardate quanti rossettini, e anche qua facciamo una bella pulizia. Mi sa che terrò solo Last e Chloe forse. Questo è Lover Sleep. No, avevo fatto un bel video su Instagram con questi qua, mi ricordo che mi piacevano assai. Brechi, brechi, brechi. Sei un cagnetto rompino, tu sei un cagnetto molto rompino. Questo è Attitude, no? Secret Season. Para 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 para. Ho le gambe distrutte. Quanti sono quelli che piacciono a me? Scusate. Mi sa che non erano in questo cassetto allora. Non ce ne manco uno qua. Questi sono quelli più cremosini di Charlotte. Uno ce l'ho già di là, quindi qua ne terrei massimo due. Questo aranciato. Di questi mi piace quando sono tipo colori super chiari, no? Ok, no, tengo solo quello. L'unico superstito insieme agli altri. Anche questo l'abbiamo fatto! Pulisco e tadam! Raga, guardate che pulizia! Cioè, praticamente vuoto questo cassetto.
Sono davvero davvero soddisfatta. E questo è il sacchetto bello che è pieno di tutti i prodotti che abbiamo declutterato, vero? Poi ovviamente li dividerò in prodotti nuovi e prodotti da buttare, perché se no, se lo facevo già adesso, ci mettevamo 1.000 anni. Davino, sono stata brava? Sei felice? Cos'è questo? No, sono stata io. Ma da dove sono usciti fuori? Mi sto sporcando tutta, cavolo. Anche qua. No! Qui abbiamo altri rossetti, però diciamo i miei preferiti, se non alcuni prodotti nuovi. Quindi adesso vediamo un attimino anche qua. Last night, vedi, era last night. E poi Jordi. O Dried, non mi ricordo come si dice. E questo Viv, qua abbiamo tutti i gloss di Kylie. Questi di Chiara sono molto carini, però li sposto di là nei gloss. Qua abbiamo appunto le nuove versioni di Huda, tutti i colori molto belli. Eccoli qua. Questo è Bare di Kylie, ma sposto di là. E questi due di Nabla sono Allusive, che ovviamente teniamo. E quindi questo dovrebbe essere Chloe. Oh yeah, ok, perfetto, li abbiamo trovati, quindi li portiamo di là. Questi due eliminiamo. Lipstick. Ah, questi di rosetti non mi piacciono tanto messi così, ma vabbè. E qui abbiamo questi di Chiara. Anzi, questo lo porto nella makeup collection. Avevamo messo in ordine. Ed è già un po' un bordellino qua. Devo togliere un po' di questi gloss e spostarli di qua, no? Allora, qua magari lasciamo tutti i volumizer. Quindi questi sono tutti i miei volumizzanti labbra. E questo. Qua mettiamo invece i gloss trasparenti qua. E poi tutti quelli colorati li lasciamo appunto insieme. Cuoricini di Kylie, top, molto meglio avere il lip volumizer tutti vicini. Poi qua abbiamo tutti questi di Fenty, in ordine più o meno di colore. E questi qua sono proprio da collezione. Qua sopra abbiamo quegli altri, mi sa che... Facciamo un po' così. Questi sono quelli scimmerini e questi quelli opachi e questi qua li do via. Perfetto, abbiamo finito, Branky, anche questo qui. E ora sapete cosa? Siccome nei meandri della mia makeup collection sono arrivati nuovi prodotti, io adesso sistemerò tutto e aggiungerò i vari prodotti, le varie cosine e poi facciamo magari una makeup collection aggiornata, finita. E anche se dovrei svuotare anche quei cassetti bellissimi lì e sistemare anche un po' qua. Non finiremo mai, Brecky. Lo sai, vero? Che non finiremo mai tutto questo. Però diciamo che per oggi abbiamo dato. Quindi se vi è piaciuto questo video lasciate un bel pollice su per continuare la serie. E mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere i prossimi video. Io vi mando un bacione gigante, ci vediamo prestissimo con un nuovo. Bye bye!